Spesso e volentieri dalla Route 66 di Ascione Pisano passano personaggi importanti della musica, uno dei quali questa sera abbiamo il piacere di ospitare Gennaro Porcelli, chitarrista dal 2005 di Edoardo Bennato, ma non solo, nona data consecutiva in tour, non ti fermi mai. Come si dice? Chi si ferma è perduto. E poi in questo tour che sono affiancato dalla Rudy Rotta Band, diciamo, porta avanti la mia grande passione, che è quella per il blues. Quindi portiamo un po' di blues in giro per l'Italia e anche per l'Europa. Senti, ci racconti qualche aneddoto della tua carriera assieme a un grande artista qual è Edoardo Bennato? Con Edoardo ci sono da, come dicevi tu, dal 2015, 2005 e ce ne sono tanti. Da Edoardo si impara tanto, si impara a stare sul palco, si impara ad avere una grande tenacia in quello che si fa e a non mollare mai. Ecco, queste sono le cose importantissime. Non mollare mai, diffondere sempre più il blues, no? Certo, il blues è la buona musica. La musica suonata, suonata. Suonata perché? Perché è sempre più raro sentire musica suonata Sì, oggi. purtroppo sì, ahimè, purtroppo sì. E qual è il motivo per cui la musica... Vabbè, è un discorso molto lungo. È colpa sia dei musicisti che degli organizzatori degli eventi. Io do la colpa a tutti e due. Cioè, dai musicisti ai mass media, eccetera, eccetera. Gennaro Porcelli Band, Highway 61, è la famosa Ma strada. Highway Esatto. 61, ti interrompo perché era la mia prima band, tu forse avrai letto Sì. No, no, volevo sapere in particolare perché Highway sì, 61 è in origine anche una certo, strada importante negli sì, Stati la Uniti. chiamai così all'epoca nel 2006. Perché diciamo, è l'autostrada del blues e poi perché è legata anche a un brano di Bob Dylan che è Highway 61 Revisited. Però adesso io sono in giro in questo momento con la Rudy Rotta La Band, Rudy Rotta quindi Band, sì. con la band di un grande musicista scomparso e do il piacere di avere la sua band in questo tour e nei prossimi tour. Non solo appuntamenti, insomma, nei locali prestigiosi, ma anche nei salotti delle TV con Red Ronnie, insomma, ti abbiamo visto Sì, anche all'opera lunedì scorso in un'intervista. siamo stati ospiti del programma di Red Ronnie, Barone Rosso, Roxy Bar. Abbiamo fatto un bel po' di cose carine, Quindi il insomma. segno vuol dire che questo tour, insomma, ha lasciato il segno in qualche modo. Sì, fortunatamente è andato bene. Questa sera è l'ultima data di questa tranche del tour. Diciamo che noi abbiamo cominciato al Teatro Romano di Verona quest'estate. E omaggiando Rudy Rotta e poi abbiamo suonato insieme a Kev Mo, abbiamo accompagnato Kev Mo che è uno dei più grandi esponenti del blues vivente e ci siamo divertiti in quell'occasione ed è stato un bel trampolino per presentare questo progetto. Ci dici se c'è, quale obiettivo ti sei posto? Ma l'obiettivo è quello di fare un disco insieme a questa RR Band, sicuramente. E poi di girare, perché la musica va suonata dal vivo e va ascoltata dal vivo. Cioè la sensazione, perché ogni concerto poi è diverso. Non è mai uguale, almeno in questo genere, ecco, nella musica viscerale come il blues. Grazie a Gennaro Porcelli.